Brian, che sta succedendo? Non lo so, ma c'hai tipo tutto il sangue in faccia. Che cosa stai facendo? Che cosa è successo? È il nome Viola anche. Non ho fatto assolutamente niente. Cosa? Ho il nome come? Viola, perché stai diventando un vampiro, Anna. Si vede perché vedi il sangue. Via, ma lo tratti da noi, per favore. Ma no, per favore. A parte che adesso non ho più cosciotti della fame, ma ho delle gocce di vampira, sangue. È vampira. Allora, era quello che volevamo in un certo senso, eh. Tu sei diventata un servant of the night, come diceva Diablo, su una servitrice della notte. È buono. Ok, va Dai bene, lontana, tutto però. Bellissimo. Non ti avvicinare, ecco, non ti avvicinare. Non fate così, per favore. Aspetta, io diventerò pure io un vampiro, ma quando sarò io a deciderlo, non voglio che tu mi mozzichi mentre io non lo capisco, hai capito? E se quindi ci uccidesse? No, è deficiente. Ma stiamo scherzando? Questo è cretino, è ma Anna. Ma quanta fame hai, scusa, è per quello, eh. Quanta fame hai? Manca una gocciolina, effettivamente. Allora ancora se stai bene, hai poca fame. Quando hai tanta fame dimmelo che magari mangi Alex, che è grasso. Ma quindi perché mi scusa? C'è il colesterolo nel sangue, Alex. Scusa, ma fambale. Magari posso nutrirmi dalle mucche. Allora non ti lo spiego, so. Puoi nutrirti dai villager, puoi bere il sangue dei villager. Quindi poi quando hai sete andiamo a casa e ti bevi dai io non pensavo che la trasformazione fosse così rapida, capisci, Ananas? E neanche io me lo aspettavo, io pensavo che sarebbe passato, non lo so, un po' di notte. Poi c'ho anche il sangue pieno nel mio blood extractor, quindi casuamai posso darti un po' di sangue da lì, forse. Lion? Sì, che c'è adesso? Quando guardo te o Cico mi escono delle zanne al posto del buttatore. Allontanati. Sì, però oddio. Anna, non puoi dire queste cose mentre siamo vicini. Cioè, dillo da lontano, fai allontanati. Scusa, da lontano non lo vedo. Vabbè, lo vedo solo se sei abbastanza vicino. Procediamo, portata, però, perché capito? Non possiamo perdere dell'altro tempo. Siamo qui per un fatto preciso. Io ho visto Diablos dirigersi verso il nido del drago che abbiamo sconfitto la volta scorsa, da cui abbiamo recuperato l'uovo. Ma perché è tornato qua, scusa, eh? È proprio quello che voglio scoprire, quindi adesso quatti quatti noi. Tra l'altro c'è anche un pilastro di teletrasporto, poi possiamo usare per tornare velocemente a casa. Però quatti quatti ci introduciamo, perché vedo che c'è qualcosa. Vedete lì sulla sinistra del buco? È illuminato, è vero. Ma c'è sì, anche infatti lo vedo anch'io. Vedete, ma c'è il problema tipo è del che rosso. L'altra volta ci ha cacciato, ti ricordi? Mi ricordo, infatti dobbiamo stare attenti, non entriamo tutti insieme. Entriamo io e Anna, che lei è tipo servant noi of the rimaniamo night. Dietro? Voi rimanete dietro, ok? Pronta? Però quella cosa rossa effettivamente non c'era, andiamo a vedere. Ok, vieni, mi raccomando. Non fatela arrabbiare almeno però, eh. Occhio col volo, Anna, tu devi volare piano. Il minimo. Allora, non lo vedo. Quindi tecnicamente vuol dire che non c'è. Io approfitterei del fatto che lui adesso non c'è, perché fino a poco fa c'era e io sono venuto qui apposta. Poi se torna devi stare attento. Se torna ce lo dite voi che siete lì fuori. Infatti vi avvisiamo, esatto. Però io prima l'ho visto, quindi lui è è strano che non ci sia. Anna, tu vieni vicino a me, mi raccomando. Lion, aspetta che sento mormori strani. Li ho sentiti anche io, non ti preoccupare, che qua in teoria non rischiamo niente finché non torna lui. Oh, voi dalla fuori occhi aperti, dovete... Noi non cediamo niente. Esatto, ancora niente. Molto bene. Qua dentro ci sono delle taniche di sangue, queste sono piene in teoria. Io non gliele toccherei, voglio solo vedere che cosa stava facendo. E poi ci sono cosa due statue. Sono queste? Cioè, sono simili a quelle che abbiamo al castello. Brava, sono simili a quelle che abbiamo noi queste. Sono grosse e contengono, tipo tengono una da un lato, una dall'altro, un altare che dovrebbe essere tipo l'altare della... Questo è come quello nostro. Non è quello che hai in camera. Sì, è un tavolo alchemico. Questo qui serve per combinare degli ingredienti, di solito roba magica o comunque tipo di carne, sangue, cose inquietanti, ecco, per creare pozioni o cose più potenti. Io non so come si usa. Ma che cosa significa tutto questo? Non questo lo so. Tavolo ce l'abbiamo, il sangue pure. Cosa sono queste statue? Cosa indicano? Non lo so, ma la cosa strana è che lui non c'è. Perché non c'è? Cioè, io l'ho visto arrivare 2 secondi fa. Magari cioè... è andato via. Vabbè, forse l'ho visto ben lontanissimo. Sei sicuro? Beh, forse ho visto un'ala, ma è qualcun altro o è lui? È rossa, se è rossa è probabilmente non lui. Non l'ho vista perché si è allontanata subito. Aspetta, allora fammi... Scusa, e se per caso ci avesse permesso di entrare perché vuole che vediamo questa cosa? No, secondo me no, e l'altra volta ci aveva cacciato via di brutto. Cioè, da te lui in teoria dovrebbe aspettarsi che tu... Potremmo andarla a cercare sul suo nido, io non so se lui è tornato al nido. Ma una cosa, una curiosità, quanto è grande la statua? Sono come le nostre, quelle che abbiamo nel castello, è alta. A me viene proprio un dubbio, no? Ma se l'altare è piccolo, non può averlo messo lui. C'è qualcuno che gliel'ha messo, scusa, no? Cioè, tu dici che gliel'ha costruito un altro servant of the night. Per forza, sì. Anna, non è che sei stata altri tu. Vampiri. No, te lo giuro, l'avrei visto. Magari non te lo ricorda. Infatti, non è che magari l'hai fatto tipo mentre pensavi di fare un'altra cosa, in realtà stavi costruendo questo e poi lui allora, l'ha spostato. Se è successo qualcosa che non ricordo, è ovvio che non ti posso rispondere. Boh. Però per quello che so io, no, non ho fatto niente. Vabbè, io mi fido, comunque non fare il Mario della situazione che poi diventi infame. Lion, e ci fai problemi. Comunque non ci sono solo io vampira, basta considerare tutti quelli che sono comparsi al castello. Aspetta. No, raga, lui è lì, adesso oddio. Adesso c'è. Ma come è possibile? Mi sa che lui era invisibile. Anna, ti ricordi che lui all'inizio diventava invisibile e noi non lo vedevamo mai? Hai ragione, all'inizio proprio. Lui è invisibile. Guarda come si vede la coda compenetrata con la parete del nido lì dietro. Rientraci allora, provaci. Aspetta. Magari ti vuole parlare? Non credo. Anch'io? Non
credo perché, eccolo, aspetta, adesso non è diventato invisibile, però l'abbiamo beccato in teoria. Vieni anche tu, Anna, sì, perché tu sei... come ci sono? Servitrice della notte, quindi in teoria hai ubbidito tu alla sua chiamata, io no ancora. Mamma mia! Quanta fame hai, Anna, a proposito? Meglio saperlo. Mi mancano 5 gocce, non posso volare così a lungo. Vabbè, poi casomai mi bevi, perché io sono d'accordo con questo. Cioè, io voglio diventare pure io servant of the night. Attenzione che stava arrivando pure il coso. Allora, io ho capito abbastanza, Anna, di quello. Non tutto, però ha detto che dà il benvenuto al suo servitore della notte. L'ho che capito, sei te. Anche io ho detto tipo benvenuta. Venite anche voi, infami, che tanto non succede. Arriviamo. Vai avanti, Anna, vagli verso, perché lui ha detto... Davvero? Sì, come forward, mi pare, qualcosa del genere. Vuole che vieni verso di lui. Ok, mi sto avvicinando. Vai tipo verso l'altare che ha fatto lui, perché magari a te vuole bene, che tu fai qualcosa. Va verso di là, magari vuole che mi avvicino davvero lì. Prova, tocca qualcosa, perché non ti sta facendo niente. Qualcosa che non stiamo capendo. Ma sicuramente. Ma ti sta seguendo? Sì, ce l'hai dietro, forse non è il caso, sai che facciamo. Attenta! Sta facendo cose! Scappa via! Non è più buona idea. Non è più buona idea, non lo so, non ho capito che cosa vuole. Allontaniamoci, scappiamo. Allora, io vi dico la mia teoria. Prima di tutto venite con me, che so dov'è il posto. Anna, vieni qui. Dobbiamo tornare a casa e scappare più velocemente possibile da qui. Anna, vieni qua che mi dai una bevuta, così ci sistemiamo. Per favore, stai ma sicuro? Ma su di te no. Sì, io voglio diventare. Io voglio diventare. Sì, io voglio diventare. Vai. Ok, come devo fare? Da dietro? Aia! Mi hai dato un pugno. No, ti ho dato solo un pugno, non so come fare. Accucciati, magari non ti devo guardare. Non guardate voi, che è una cosa. Okay. Non guardate. Vediamo. Ok, stai facendo, Anna? Ci sto provando, ma togli non l'armatura. Funziona. Togli l'armatura, provaci. Ma non c'entra l'armatura, Anna. Tolgo la parte alta, così puoi beccare nel collo. Dai. No, non funziona. Che cosa dovrei fare? Non lo so, prova un po' tutte le cose per bere. Devi bere. Sto provando tipo così. Forse ci vogliono i denti? Ma no, che ci vogliono i denti, mi devi bere così. Ce li hai i denti. Cammina. Ci sto provando davvero, guarda, cioè veramente, ti giuro, ci sto provando. Provaci meglio, scusa, È veloce però. Hai fatto cose? Sì. Hai bevuto? Meglio ora? No, cioè dovrei bere ancora di più se permetti. Dai, sfogati. Sì, però stai fermo, sto fermo. Ma mi hai inciucchiato! Anna, mi hai tolto tutta la fame, ma sei... Mi ha contagiato. Oh, mi ha contagiato. Davvero? Ti sei data la pazza gioia. Cioè, ti ho detto dai una bevutina, ma mi hai prosciugato. Tu ci credi che da questo mi ha solamente dato 2 gocce? Vabbè, approfitta. Approfitta, ti dico. Vai, ancora. Ok, basta, dai, ti ancora prego. Che mi togli solo la fame. Vai, bevi ancora. Ma posso, sto bene. Bevi tutto quello che devi, dai. Sfogati, ok. Ma fatto, basta, ti alla prego. Grande, Anna, tutta bevuta. Perfetto. Adesso dai. Anche adesso io diventi un vampiro. Sì. Poi ti io e quando poi, no. Io ti ammazzo a te. Io ti ma io perché? Mi sfogo su di te. Appena divento un vampiro, tu non vivi più. Io ti stacco il collo a morsi. Tu non hai capito niente. Scusa, Io non scherzo, Aspetta che mi rimetto l'armatura, pure se io non la vedo. Francamente è una cosa visibile, raccapricciante. È buono lo stesso. Venite con me. Vi porto dov'era il pilastro di teletrasporto, che torniamo a casa, anche perché ci sono un paio di cose urgenti da fare, a parte la situazione di Diablos. Però intanto torniamo a casa, che è più importante. Andiamo al ma Flying Castle. Lo bruciate? No, tranquillo. Potresti. Manca un po', non però. Non lo so, finora è stata notte, quindi non saprei. Sai che per una volta in vita tua, l'alba, potresti non aver detto una cazzata. Assurdo, quasi incredibile. Oh, ma potresti aver detto una cosa giusta. Oh, storie del quartiere ce l'avete, ecco, tutti, giusto? Ovviamente, guarda qui che roba. Mi sembra che anche voi dovete averle e usarle come. No, non usarle come arma, leggerle è molto meglio. Però anche come arma in caso di un intruso, magari un ladro in casa. Sono uscito. Sono uscito dal castello, venite, ho sbagliato. Vabbè, voliamo su, dai, voliamo. Venite con me, qui, così, davanti, qua, atterriamo. Bene, storie del quartiere l'abbiamo detto, preordinare su Amazon, sono già disponibili, escono l'11 febbraio in tutte le librerie, quindi non perdetele. Io fossi in voi le preordinerei pure, però per adesso concentriamoci sulla questione di Diablos. Mettete via le armi, grazie. La questione di Diablos, secondo me lui è un vampiro, un drago vampiro, è possibile questa cosa? Ma così grande, non lo so. Lion? Beh, potrebbe, che c'è? Lion, mi sta diventando tutta la cosa, la visuale gialla. Dai, io vado via. Entra in casa, è normale, c'è il giorno, vieni in casa, Anna, tu hai questa cosa del vampirismo, ti sta impazzendo, avete capito? Noi possiamo rimanere, tu resta lì, vedi se stai bene da lì. Dicevo,
secondo me, io mi ricordo che lui aveva detto un fatto, Diablos, aveva detto ho bisogno del sangue per liberare una creatura, un'entità che vive dentro di me. Te lo ricordi, Anna? Certo che me lo ricordo. Quindi probabilmente dici che c'è un vampiro supremo dentro di lui. Esatto, potrebbe esserci un vampire overlord. Ma come ha fatto a entrarci? I vampiri hanno poteri grandi, specialmente se sono super potenti. Magari tipo, non lo so, ha preso il potere del drago ed è diventato un tutt'uno. Potrebbe essere, in ogni caso dobbiamo liberarlo, perché io non voglio che ci sia un drago vampiro nel mio mondo. Voglio essere io il vampiro e voglio essere anche io il drago. Motivo per il quale andiamo a controllare il drago di Anna. Ah, Chico. È di sopra il drago, il mio drago, non ti ricordi? C'è il mio? C'è il mio drago nuovo? Che cos'ho in mano, Chico? Sì, per favore, dammelo per favore, ti prego. Questo uovo sembrerebbe proprio portare il tuo nome sopra. Sì, e come lo chiamerà? Come lo chiamerò? Però è di Alex, tieni Alex, questo sì, è tuo. Grazie. Era uno scherzo, Alex, è ridammelo mio, subito. Sì. Ma non è neanche tuo. Mi dispiace, stai piangendo. Silenzio, stiamo vendendo limoni, forse. Non mi risulta. Scusi, mi pare che abbiamo missioni ben più importanti della vendita degli ortaggi e delle frutte. Hai Quindi, ragione. Vediamo di darci una calmata. Anna, il tuo dove è finito? Perché non c'è più qua. È in camera, è di sopra. Allora andiamola a vedere. Io volevo vedere il tuo drago. Mi porti qua, non vedo niente. Io sono offeso, sono molto offeso. Te l'ho detto che era di sopra in camera. Poi tu hai distratto Chico con l'uovo. Avete ragione. Allora, Chico, mi dispiace per questa delusione che ti ho dato, però posso rimediare. Allora, il prossimo uovo di drago che prendiamo è per te. Basta che non sia rosso, perché rosso è il mio. Ci sto, posso scegliere il colore? Ma noi abbiamo uno verde comunque. Ma come no? È vero, ma verde è di Mario e Stefano, quindi Chico deve avere un altro colore ancora. Nero, per favore. Vedremo. Allora, piano, che quello si butta fuori. Entro solo io, voi no, perché fate veloce, schifo. Vedi? Voi traumatizzate il drago. È bellino, è piccolino quello di Anna. È bellino. Molto Aspetta, bello. Ho scoperto anche che se gli butto le bistecchine se le mangia da solo, guarda. Vediamo. Forse non ha fame, il maiale. Prova un po' meglio. Gli è andato prima da mangiare. Ha mangiato adesso, ha mangiato. Che bravo. Molto simpatico, Anna, il tuo drago. Gli hai trovato il no... È molto bellino. È molto bellino. Vi sparo, Mi vuole toccare il drago. Vi sparo se vi fate vedere di nuovo. Con il mio punitore viola. Quest'arma si chiama il punitore viola. Bellissimo. Anche il tuo drago. Potrebbe chiamarsi anche il tuo drago il punitore viola. Si chiama Polpo Plump. Per tu fan de Polpo Plump ci... Ah, ancora! No! Scherzavo, solo voglio dire una cosa. È colpa di Chico, uccidi lui. Venite a vedere, vi porto a vedere un'altra cosa. Questa qua vi piacerà. Ah, giusto, che per tu fan è in camera di Chico. Venite a vedere, Chico, hai una camera. Guarda qui, questa è tua, sei felice. Sono felicissimo, mamma mia, finalmente. È tutta per te, Alex Nauz invece, la tua è dall'altra parte. La mia dall'altra parte, guarda che bella. E vi dico di più, nelle vostre stanze, siccome vi voglio bene, guardate qua che cosa c'è. C'è anche il soppalco che porta su una torre privata per migliore voi. Migliore della tua, assurdo. Allora, migliore della mia. Posso uscire? Regolati, giusto, Anna, non può uscire perché prendi proprio fuoco adesso se cerchi di uscire, Anna. Non lo so, per il momento si accende tutta la visuale in giallo. Aspetto, vedo. Prova a vedere un attimo, perché secondo non me non è che muore. Tecnicamente non dovrebbe morire istantaneamente. Si pietrifica forse. No, brucia, il vampiro brucia al sole, però. In teoria bruciano i vampiri. Per ora mi sembra che comunque non è che magari ti stia succedendo chissà che. Magari perché ho l'armatura? Che. Prova a togliere l'armatura, l'elmetto in particolare, che magari è quello. Ma l'armatura? Vediamo, poi sì, ora non l'hai più perché noi altri invece la vedo ma che ce l'abbiamo. Ma sta bruciando. No. Rimani un po' qui. Perché sto bene. Rimani un po' qui perché può essere pure Diablos si sta a fa un C'è volo. C'è Diablos. L'ho visto, è lì che sta a fa un volo dietro il castello. Forse si sta fermando davanti? Aspetta che si sta un po' a nasconde, fammi andare a vedere che sta a fa sto maiale. Qua, perché... guarda torna dove l'hanno. Non guarda, è che si deve lo vedo, non si deve mica permettere di venire sta a fare. Intorno al castello. I suoi comunque sembra più grosso di quanto era grosso all'inizio, cioè è gigantesco, è tipo non è che dopo che gli ha dato il sangue è cresciuto. Mi viene il sospetto, potresti avere ragione. C'è un problema, mi sa qui, Che problema c'è, amico mio? Guarda qui giù, torna indietro. Cosa hai visto? Questo non c'era prima, guarda, ce l'ha sparato. Va a vedere un po'. Oh mio Dio! Ehi! È stato Diablo, Ma adesso no, non si è sentito. Ma è stato lui, per forza, è l'unico drago che sorvola il castello. Se ne arriva un altro, lui lo uccide, perché è territorialissimo lui, molto territoriale. Mi sa che è stato lui. Anche perché questa zona qua è vicinissima, cioè è in linea di tiro con il suo nido. Ma perché l'ha fatto, scusa, non ha senso. Forse perché è abbiamo una minaccia, un po'. Secondo te? Mi sa di sì, perché molte delle attività che lui c'ha, cioè delle attività degli ordini che lui ci ha impartito, noi non le abbiamo eseguiti. Per esempio. È vero, abbiamo perso tempo. La questione dei sogni l'abbiamo sospesa, l'abbiamo dimenticata quasi. La questione del sangue pure l'abbiamo mezzo dimenticata. Cioè con il sangue si poteva. La questione delle gemme, tu su di ciò maiale. È vero, ma te le avevo date, ti ricordi? E me le ricordo sì che ce le ho, però me l'ho dimenticato. Ma siamo in fase d'opera comunque, cioè perché ci punisci? Andiamo perché non stiamo facendo niente, siamo qui a cincischiare a parlare di draghi. Oh, c'ha ragione quasi, guarda. Mi permetto. Comunque io non posso stare fuori, cioè mi indebolisce. Va bene, vai dentro per il momento, vediamo poi che succede. Io approfitto dei miei ultimi momenti in cui posso stare. Ah, no, però aspetta, c'è un modo per poter stare fuori. Mi servono dei tappeti.
Che li prendiamo da terra. Sì, i tappeti stanno giù in una cassa. Se mi tocchi il castello io ti ammazzo. Ma ce ne sono, ce l'abbiamo, scusa. Io ti ammazzo, io ti ammazzo. No, okay? No, scherzo, di qua, vieni, scatto di qua, mi pare. Sarà meglio, perché se mi tocchi qualcosa, Alex, io ti ammazzo. Non so se te l'ho già detto, ma è importante tu lo sappia. L'ho capito, l'ho capito. Allora, ho creato il manico di un ombrello. Perché può far ridere, ma un ombrello parasole è ciò che serve a un vampiro per non prendere una scottatura solare. Ma sei sicuro? Assolutamente sì, amico mio, assolutamente sì. Non posso sbagliarmi. In teoria dovrebbe essere. Non funzionerà mai, tipo. Prova a vedere. Non lo so fare. So che ci vogliono i tappeti e le. Dai, una freccia. Guarda, e costruisci tipo una freccia, capito? Una freccia. Esatto, le due barre, poi tipo ma una freccia. Ma sei un bravo, allora tu sai tutte le cose. Non so. Dammelo, ti prego. Guardate un po', funziona. Bellissimo. Meraviglioso. Ma viola? Vola? Viola? È viola, lo vabbè, vuoi viola? È per Anna, cretino. Ah, giusto, è vero, è il perché tuo... lo stai tenendo tu? Dammelo a me, per favore. Cico, sei in esilio, vai sotto. No, ecco qua, lo sapevo. No, prendi in giro, cioè, prendi ma in giro. Ma fare. Silenzio in esilio! Nell'esilio, si sta zitti! Oh, tu poi me ne fai un altro con i tappeti rossi. Non prenderli da terra. Ok, va bene, li trovo nelle casse, stai tranquillo. Devi fare prima, aspetta che ti spiego. Devi fare prima due, devi fare due manici, capito, con il ferro. Ok, okay. E poi dopo li metti insieme con i tappeti con una freccia. Vai, buona fortuna, andiamo. Va bene, vieni. Vado a vedere cosa succede con l'ombrello. In teoria nulla, dovrebbe proteggerti al 100%, giusto? È confermi? Vero, non diventa tutta la visuale gialla così. Fabuloso, Cico, fabuloso. Posso fabuloso, tornare? No. Assolutamente no, resti nell'esilio fino al nuovo ordine che non ti voglio più vedere. Però Anna, c'è un fatto che dobbiamo fare, dobbiamo portarci che avanti. Succede ancora? Non voglio che Diablos si arrabbi, quindi dobbiamo fare la cosa che ci aveva chiesto lui di fare tramite questo libro, cioè le gemme che io mi ricordo come si facevano, il potere del sangue, eccolo qua infatti. Qua c'è scritto sostanzialmente che lanciando una gemma oscura, che è quella di Diablos, in una pozza di sangue, esce fuori una Dark Power Gem, che è una cosa potentissima. Giusto, me lo ricordo. Quindi io in teoria lo farei, magari, nella mia stanza potrebbe... O qua fuori. No, no, è meglio farlo fuori. Però dovremmo avere un'area... Alex Naus! Abbiamo uno spazio! Alex Naus, c'è da costruire subito dopo, quindi... Facciamo una torre! Scusa, ascoltiamo una delle torri, tipo questa qui. No, perché lì ci stavano i villaggeri, quindi va bene qua per no, il non momento. È questa quella dei villaggeri, guarda, Anna, ti tolgo ottima. L'ombrello! Okay. No, perfetto. Allora, qua abbiamo così e io in teoria butto il sangue. Vediamo, funziona. È successo? No, non ha funzionato un cazzo. Devi aspettare, magari, prova. Ho buttata dentro, non fa. Ma si trasforma? No, perché doveva trasformarsi di già. Sei sicuro che sia il sangue giusto? Poi perché ci sono tanti tipi di sangue. Magari è andata male. Non è andato, ma tu sei veramente il peggiore di tutti, però. Cioè, vai nell'esilio! Tieni l'ombrello. Grazie, ciao. Grazie. Oh, almeno una cosa l'hai fatta bene. Guarda, è bello che sto, Anna. Come procede la trasformazione? Ma ancora altro? Ho il sanguinaire vampirism che rimane lì. Per il momento non va avanti. Dice che la durata è sconosciuta. Non so, a te quanto ci ha messo all'incirca? Un'ora? Non ne ho la più pallida idea. Cioè, l'ultima volta ero normale. Poi stavolta ero già un vampiro. Grazie alla mia conoscenza dell'arcano. Ed è al libro di Diablos. Ho scoperto che bisogna avere tanto sangue. Quindi ora funziona. Prova. Eccolo, visto? Vero. Vedi? Oh mio Dio, guarda. Praticamente per fare una di queste Dark Power Gem, che con queste si possono fare. Sono diventato vampiro. No, ecco, no, vero. È vero, è il nome viola. No, adesso ci mangia. No, 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 via. Maiali. Allora, prima di tutto, Anna, se hai altro sangue, guarda, ti do anche il Blood Extractor. Tu versi, poi fai le gemme, le fai tutte. Va ciao. Bene, ci penso io. Arrivo tranquillo. Io. Siete... Uccidici come primo. Buoni uccidici sangue, Cico. No, stai no, zitto. No, per favore, dai, per allora, favore. Alex Nauz, fermo. Non c'è. Devi stare fermo. Non c'è Alex Nauz. Devi stare fermo. No, dai, non voglio guarda morire. Guarda come smontano le dentine. Fermo. No, no. Oh, ti ammazzo a spadate. Prendo no, le storie no, del mistero. No, cioè, le storie del quartiere. Ti spado. Allora, io adesso se ti punto, come diceva prima la nostra Ananas, vedi, mi escono poi i dentini bellini. Ma tu non vuoi succhiarmi il sangue, di la verità. Fai schifo, però voglio ammazzarti. Mi fa male il mio sangue. Alex, vedi, la verità è questa. Sopra il mio livello dell'esperienza. No, tu sai, c'è un livello dell'esperienza qui in gioco. Certo, sì che lo so. Sopra c'è un altro livello, che è uno. Anche tu ce l'hai, vero Anna? Un piccolo sì, uno. Sì, sì, c'ho uno anch'io. Tu idiota, non ce l'hai. No, è che pensavo il numerino, ho sbagliato. Mamma mia. Cioè, ma io secondo me se io bevo il tuo sangue mi fa pure male. Mi fa pure schifo, ma pure male. Ma esatto, se ti fa male prendi quello che silenzio! Quindi, siccome c'è quel numerino piccolino che Anna, la svegliona, ha e Alex, l'altro sveglione del gruppo, non ha... Che cosa ho fatto io di male? Oh? Lascia perdere. Quindi, io ho bisogno di far salire quel numerino.
Per farlo salire devo bere tanto sangue buono buono, Alex Nauz. Tanto. Ma sicuro? Io da te ne ho bevuto tanto e non ha funzionato. Io fossi in te sarei un attimo zitta magari. Vabbè, funziona, proverei funziona a stare zitta, perché secondo me posso berlo anche da te, Anna. Se vuoi ci provo poi. Magari ti taglio anche un pezzo così poi mi ripiglio quello che mi hai mangiato tu. Beh, Alex Nauz, se permetti. Vabbè, mangia, che cosa dimmi? No, io ho paura. Ma io mangerei una sacciottina, sai, non neanche tanto, però giusto poco poco, cioè, purtroppo. Fallo, fallo! È che non ho fame, perché ho tutte le gocce piene. E corri allora, corri! Corri! Vieni con me, Alex. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 seguimi. Vola, vola, ti scendi subito se voli. No, non ti preoccupare, vieni, vieni, vieni. Allora, tu adesso sai cosa fai? Tu sarai la mia preda. Vedi quella porta che c'è lì in fondo? Tu ti metti dietro, ti chiudi lì dentro. Ma come l'apro? Apri, apri, fai quello che devi fare. Io me ne vado in giro. Tu non uscire, se esci. No, se... non esco, no, rimango qua. Tu sei la mia pulzella che io quando ho fame vengo lì e mangio. Non è giusto, però. Dai, io non ho fatto le gemme intanto. Bravissima, vedi, qualcosa di buono anche tu lo sai fare. Brava, brava, Anna, ok. Adesso abbiamo un totale di 11 Dark Power Gem. Ora, queste Dark Power Gem, se non mi ricordo male, qua nel libro è un po' complicato leggere perché è tutto in inglese, tutto lungo, complicato. Però mi pare di ricordare che tramite queste si possono fare degli utensili di potenza infinita, tipo un piccone. Dai a me, li faccio io, li faccio io. Davvero? Affidati, affidati a me, per favore. Va bene. Se mi tradisci, guarda che ti uccido. Me ne tengo uno, però, è uno me lo tengo per forza. Cioè, un questo piccone te lo dico. Fai i picconi per tutti, perché sospetto perfetto che ci possano servire. Faccio anche perché subito con le spade stiamo messi bene, cioè, tra le storie del quartiere. Beh, allora, tra questa qui, ad esempio, questa. Questa soprattutto, bellissima, epica. Questa quindi non qui ne abbiamo è bisogno. Poderosa. Ha voglia. Beh, Anna, cosa ne pensi? Cioè, siamo due vampiri. Giusto, aspetta, il Blood Extractor, mi sono dimenticata. Sì, grazie, me lo puoi restituire, per favore. Però volevo farti vedere, cioè, mettiamoci uno a fianco all'altro con gli ombrellini, perché guarda. Guarda, ombrellini. È una cosa veramente. Spaiono anche nel vampirismo. Va nel belli vampirismo, che cosa carina. Ma adesso abbiamo il problema che dobbiamo bere il doppio. Perché devi bere tu e devo bere io. Sì, però il problema è una. Cioè, io non voglio che poi li contagiamo, perché mi farebbe schifo averli come vampiri loro, capito? Dobbiamo trovare altri villager o vedere se effettivamente possiamo bere dagli animali. Oppure facciamo diventare Alex, ma mentre è il vampiro sanguinario lo ammazziamo, così poi non ma diventa. Ma non ha senso. Zitto tu, sei nella cella delle prede.